Segnale molto importante di una piccola comunità che investe sullo sport, sul sociale, sull'aggregazione, ma soprattutto sull'efficientamento energetico e strutturale degli impianti sportivi che sappiamo per le piccole e grandi comunità comunque sono un punto di riferimento importante e significativo. Sono fondi al 100% a fondo perduto, parliamo di 400.000 euro. L'unico comune della provincia di Teramo che si è aggiudicato il bando per quanto riguarda sport e periferie, questo impianto strutturale. Questo bando strutturale che ogni anno destina oltre 100 milioni di euro per l'impiantistica sportiva è un segnale importante per Torano, un'amministrazione avveduta, ma anche del Consorzio Punto Europa che ha affiancato il Comune nell'assistenza tecnica e diciamo, anche nella segnalazione del bando perché diciamo, è importante anche conoscere per poter partecipare. Si può dire purtroppo l'unico comune in provincia di Teramo? Sì, purtroppo, anche perché quest'anno diciamo anche la verità che il bando sport e periferie è stato molto restrittivo, sono pochissimi comuni in Abruzzo, però sta per uscire il nuovo bando che uscirà probabilmente entro il mese di giugno. Parliamo di fondi importantissimi perché sono a fondo perduto, cioè il comune non deve investire un euro se non una compartecipazione laddove volesse aumentare anche la propria capacità diciamo, di punteggio nella valutazione dello stesso progetto. Però, ripeto, sono fino a 700.000 euro a fondo perduto per i comuni di questi tempi è molto importante, soprattutto perché i progetti vanno investiti con queste risorse e non con i fondi del PNRR che vanno restituiti.